Tutto è partito dalle paratie, ma non c'è soltanto l'eterno cantiere cittadino dietro gli arresti effettuati questa mattina dalla Guardia di Finanza di Como e che hanno sconvolto Palazzo Cernezzi. In carcere al Bassone il dirigente del settore reti del comune di Como ed ex direttore dei lavori sul Lungolago Pietro Gilardoni, mentre il dirigente delle opere pubbliche ed ex responsabile unico del procedimento Antonio Ferro è ai domiciliari. Arrestati anche due professionisti comaschi, Roberto Ferrario, referente di una società estranea al reato, per il quale è stata disposta la custodia cautelare in carcere, e l'imprenditore edile Giovanni Foti, che invece si trova ai domiciliari. Punto di partenza, come detto, la vicenda Paratie. L'indagine condotta dalla Procura di Como è nata per approfondire la costruzione della terza perizia di variante, ovvero il terzo progetto messo a punto dall'amministrazione comunale per realizzare le paratie anti-esondazione, giudicata inammissibile dall'autorità nazionale anticorruzione, alla quale lo stesso comune aveva inviato la perizia per una verifica. Gli approfondimenti avviati fra documenti acquisiti e intercettazioni hanno però portato la procura a ipotizzare una serie di illeciti anche relativi ad altre pratiche. Per quanto riguarda il cantiere delle paratie, le contestazioni riguardano i dirigenti comunali Pietro Gilardoni e Antonio Ferro, accusati di turbata libertà nella scelta del contraente e falso ideologico in atto pubblico. A Gilardoni però la procura contesta anche presunti illeciti legati ad altri cantieri ed episodi. Il dirigente comunale, assieme a Roberto Ferrario, è accusato di corruzione perché secondo la procura avrebbe ottenuto un incarico da 14.000 euro, di cui 4.000 già ricevuti, per sbloccare i lavori per l'allargamento della strada salita a Peltrera, utili per la partenza di un cantiere. Sempre Gilardoni è accusato di turbativa d'asta e rivelazione di segreti d'ufficio per l'affidamento dei lavori di riqualificazione delle piazze Volta, Grimoldi, Roma e delle aree limitrofe in concorso con l'imprenditore Giovanni Foti che, secondo l'accusa, sarebbe così riuscito a ottenere in subappalto lavori per circa 90.000 euro. A Gilardoni, infine, viene contestata la turbativa d'asta per la gara d'appalto per la rete fognaria in zona Sant'Agostino. L'indagine della procura non è finita. Oggi nuove perquisizioni fra Como e Torino, mentre gli indagati a piede libero in tutto sarebbero una decina. Tra loro un altro dirigente comunale, la responsabile dell'ufficio legale del comune Maria Antonietta Marciano e il predecessore di Gilardoni al settore reti, ma ora in pensione, Antonio Viola. Indagati anche l'ingegnere torinese Virgilio Anselmo e Gloria Bianchi, consigliere delegato di un'impresa edile.